Alcuni mi chiedono qualcosa relativa al conflitto di questi giorni, al conflitto israelo-palestinese. A me veniva in mente sul tema della violenza che in questi giorni noi abbiamo letto degli articoli, abbiamo visto delle foto, ci è stato detto che ci sono dei video di violenza estrema, da parte in particolare dei terroristi di Hamas, ma alcuni hanno detto no, ma la violenza c'è stata in passato anche altrove, eccetera. Nel racconto che tu fai, in particolare della Jacquerie, a un certo punto quasi dici non posso raccontare tutto quello che sappiamo, ma fai un accenno, ci sono delle cose terribili di violenza sulle donne, sui bambini. Mi verrebbe da chiederti, noi oggi questo tipo di violenza la definiamo disumana, no? Ci viene in mente che è disumano, ma allora gli uomini e le donne del Medioevo erano disumani? Cioè, perché sembra che all'epoca invece questa fosse abbastanza diffusa e normale, o comunque, No, in realtà, come ci dobbiamo. no, allora dunque, è una domanda impegnativa, adesso provo a rispondere. Detto questo, no, beh, ho detto una società violenta, però attenzione, una società violenta, sì, certo, quella è una società più violenta della nostra, ma non perché ogni tanto ci sono esplosioni di violenza estrema in cui si ammazza, si mutila, non si risparmiano donne e bambini, perché di violenza di quel genere mi sembra che negli ultimi 100 anni il nostro civilissimo e progreditissimo Occidente ha avuto tutte le occasioni del mondo, no? Di far vedere che appunto episodi di violenza estrema si possono scatenare anche al nostro tempo e anche appunto nelle nostre società. Quindi non è tanto quello. Io ho tenuto a sottolineare che quella è una società violenta. Perché effettivamente, come dire, più tu hai la pratica delle armi o comunque della violenza fisica, più sei abituato a considerarla una cosa normale e più forse appare ancora più naturale che nei momenti estremi quella violenza dilaghi. Però in realtà la cosa interessante di quella società, o meglio, non interessante, la cosa che caratterizza la società medievale in modo molto netto rispetto alla nostra, non è che ogni tanto si scatena una violenza terrificante e senza limiti. Quello, ripeto, succede anche ai nostri tempi. Invece quello che fa la differenza è l'abitudine a non considerare, per esempio, la violenza con tutto quell'orrore, con cui la consideriamo noi. Ecco, una persona, prendiamo la violenza più estrema, uccidere qualcuno. Uccidere qualcuno nella nostra società è ancora, direi, davvero un tabù. Mentre, almeno da noi in Italia, è perfettamente normale che persone pluricondannate per reati economici, finanziari o corruzione siano comunque considerate con grandissimo rispetto e possano fare carriera politica ed essere poi celebrate dopo la morte come grandi italiani, ecco. Mi pare di poter dire che nella nostra società uno di cui si venisse a sapere che ha ammazzato qualcuno volutamente perché ci stava litigando e gli ha spaccato la testa, io credo, mi auguro, non so cosa ne pensate voi, che probabilmente chi avesse fatto questo nella nostra società sarebbe davvero emarginato. E in ogni caso, normalmente nella nostra società chi uccide è quasi sempre o un criminale professionista o un marginale, ecco, a parte poi i casi di uccisioni invece in famiglia, di femminicidi, di cose, però normalmente, ecco, mettiamola così, è estremamente improbabile nella nostra società che una persona conosciuta, agiata, influente, uccida con le sue mani qualcuno. Nella società medievale e moderna, fino al 600 di Caravaggio, nella società medievale e moderna è perfettamente invece accettabile. Perché? Perché l'onore è molto più importante che non i comandamenti. L'onore è la cosa fondamentale e un uomo deve difendere il suo onore a qualunque costo, anche ammazzando. E del resto io ho detto fino al 600 di Caravaggio, ma il 700 e l'800
riusciranno solo a rendere, come dire, più regolamentata questa cosa. Un gentiluomo del 700 o dell'800 non ammazza più qualcuno, probabilmente spaccandogli la testa durante un litigio, ma può ammazzare qualcuno dopo averlo sfidato a duello, e la società tacitamente approva, in realtà, no? Ecco, nel Medioevo è molto più semplice, anzi, più tu sei una persona importante, autorevole, conosciuta, più devi difendere il tuo onore, e più è probabile che ti sia capitato in vita tua di essere violento, di bastonare qualcuno, ferire qualcuno, mandare i tuoi servi a bastonarlo, o anche personalmente tirar fuori la spada e ammazzare qualcuno. E questo non produce nessun tipo di orrore, nessun tipo di riprovazione sociale. E a livello più basso, appunto, menare le mani, picchiarsi, per carità, le autorità multano quelli che si picchiano per la strada, però vengono multate con tale frequenza le persone, anche persone autorevoli, appunto commercianti, mercanti, una volta nella vita capita, la volta che hai fatto a botte per la strada e vieni beccato dalla polizia e multato. Questo a un membro della famiglia Elkann direi che non capita, quel tipo di trasgressione, ecco. La violenza fisica a loro non sembra quella cosa da miserabili e da emarginati che invece sembra a noi. Oggi potrebbe sembrare che al posto dell'onore ci sia la notorietà, no? Cioè l'importante è andare in televisione, essere molto noti, ma forse non è proprio così. Forse anche oggi c'è un'idea di reputazione, se la parola onore è un po' desueta, ma mi viene in mente che, diciamo, anche personaggi molto equivoci, personaggi molto, come dire, che hanno comportamenti, che, come dire, corrotti nella politica, eccetera, però ci tengono poi in qualche modo alla propria reputazione. C'è un limite al quale possono fare spregiudicatamente, non lo so, no? C'è qualcosa ancora oggi che non so se chiamiamo onore, ma... Non lo chiamiamo onore, direi proprio di no, anche se ci sono ancora delle formule, no? Anche di recente se ne discuteva, il funzionario pubblico o il politico che assume una carica che deve giurare di esercitarla con onore, no? Ecco, ma no, a me sembra che sia un concetto del tutto scomparso in realtà dal discorso pubblico e dalla sensibilità nostra. La reputazione sì, ma intendiamoci, io credo che sia una delle pulsioni fondamentali dell'essere umano, cioè credo che in tutte le, anche gli uomini di Neanderthal, nella tribù, ognuno desiderava essere una persona considerata, apprezzata dagli altri, ecco, essere apprezzati dagli altri è assolutamente una pulsione fondamentale dell'essere umano. C'erano soltanto rari matti come San Francesco che si proponeva esplicitamente di essere considerato da tutti spregevole, ignobile, e San Francesco a un certo punto, siccome invece tutti lo ammiravano e lo applaudivano, a un certo punto dice a un frate: senti, ogni volta che qualcuno viene da me con gli occhi che brillano e mi elogia, tu insultami, perché io non voglio montarmi la testa, ecco. Ma quello appunto è il caso limite, a tutti piace la reputazione.